Benvenuti in un nuovo video! Oggi siamo qui per aprire la Degustabox del mese di aprile. Sensazioni? Leggera. Leggera? Io sincera l'ho sentita leggermente più pesante rispetto alla scorsa. Wow! Dammi la penultima nuvoletta che è rimasta. Perché una gliel'ho fatta fuori. Me l'ha fatta fuori? Bene. Vediamo, vediamo. Bene, bene. Quindi se tagli va direttamente. Ho appena finito, cioè un paio di settimana scorsa, di fare una mega pulita nello studio, ho buttato tipo 30 scatole. E quindi mettila. Vado. American sandwich bianco, 10 sofficissime fette. Fette. Però che questo manchi. È bianco. Il buon pane. Sembra un po' morato, eh? Bravo, questo lo dicendo. Eccolo qua, vai, un po' American style. Va bene, dai, una tu e una io. Gialla con l'Ritter Sport. Ritter Sport. Funky White Lemon, quindi c'è la crema dentro. La volevo. Cioccolato bianco e limone, top. Una gioia. Invece quest'altra qui è... cioccolato normale, però dentro c'ha lo strato di latte. Quante buono. Ne sono uscite, quindi mo prepariamoci perché ce ne saranno tante. Chill out creamy milk. Pesco io? Vai, sì. Pomodorini, datterini, 100% italiani, amo essere di Eurospin. Eccola qua. Molto professional questo, sì, con nero. Questo pack nero, bello. Però ci sta, perché ho dei bei spaghetti senza glutine che ho scovato, che ve le volevo provare con un bel pomodorino sabato. Si può fare. Se può fare. Andiamo avanti. Prego. Sento molta plastica, molto imballaggio. Oro! Lo sai, non avevo proprio aspettative di questa box, se invece no, Bauli Waffle! Ma facciamolo sempre, non abbiamo aspettative. Comunque preparatevi ad un video recensione proprio prodotti misto. Quanti ce ne sono? 6? Imbustati singolarmente. Sono usciti i cornetti Bauli addolci delice. Poi sono usciti tipo i pangoccioli proteici, tantissime novità stanno uscendo. No, ragazzi, bellissimo. Ci sono un sacco di prodotti comunque. Succhino. Un succhino, non può mai mancare. Questo lo conserviamo per i nostri imballaggi di Vinted. E la pop, seguiteci anche lì. Valfrutta bio, pesca e mango. No, secondo me pesca e mango carino. È buono. Questo è da mettere in frigo. Valfrutta. Wow, top. Mi fanno i piselli. Pisellini. La vedo bella piena, eh? Però Mr. Brownie, ma potevano risparmiarselo perché comunque già ce l'hanno messa. Ma già l'abbiamo provata prima questa versione. Abbiamo provato, vabbè, abbiamo comprato di vabbè, però questi dolcetti così. No, ci sta, questo buono con un caffettino. Questi con sono separati o sono tutti insieme? No, sono sempre monoporzione. Monoporzione, ok. Vabbè, questi sono i classici che abbiamo già provato. Noi abbiamo provato questi che uscivano dentro la Degustabox. Poi io provai quelli al limone, poi c'erano quelli là di Natale, poi abbiamo provato i muffin. Ci stanno questi snackini. Il lavoro. Frittella, good for you, mix incanto, fonte di vitamina E. Dentro c'è l'ananas, l'uva, le nocciole e la mandorla. Oh. Sono mirtilli, sono mirtilli. No, è mamma. Questo per te. Un altro prodotto. Sta box gusto. Molto imballaggio. Questo no? Sì. No. Vabbè, questo è un po' per le insalate. Ci sta. Ponti zero olio. Melanzane. 100% gusto con peperoni e prezzemolo. Vabbè, sono le melanzane sott'olio alla fine. Con i peperoni. Ponti. Lo sapete che a me queste cose non piacciono. Piacciono neanche a me. O perché non siamo stati mai abituati. Vabbè, li mangiamo noi a casa, sì, queste però... cose, però a me non sono mai piaciute. Ah, un bello qualche pasto! No, con
Armando il sedano. Questa la filata a bronzo. Questo è un bel formato di pasta. Secondo me, qualcuno che fa le degusta box, è una bella... ci sta bene. Che fa le degusta box, secondo me ha visto il video scorso e ha detto queste ragazze ci sono rimaste proprio male. Infatti non va bene. Box ricca, eh. Infatti, se volete acquistare la vostra prima box e pagarla solo 9,99€ invece di 16€, ovviamente sempre compresa la spedizione, vi lascio un link così che potete usufruire dello sconto al momento in cui voi acquistate. A me danno tipo danno 50 punti, ma dal momento in cui anche voi acquisterete potete dare il vostro link ad amici e parenti e così via. Comunque mi ispira, top, veramente una bella box. Vai, ultimo ma poi capito quando mettono queste novità del momento, cioè statica, sei ancora di più. No, ah, di questo ce ne sta due. Che ci sta? Ci piace Devley salsa curry con curcuma. Ho un po' paura, allora. Però questa secondo me con il pollo sì, ci sta, ci sta. Questa giallina pure è un pochino tipo una bella insalata croccante. Suo. I crostini così. Un pochino così, un po' di olio. Ok, brosciurine? Sì, ci sta. Contenta, perché sono no, soddisfatta, prodotti. Veramente soddisfatta. Ho rimborsato, ponzi, ponzi, ponzi. Poi per 10 euro. No, ma infatti sì. Quelli solo quei waffle stanno 3 euro. Ma già fanno giro a 2 euro. No, guarda quanti ce ne pompelmo, arancia. Tantissimi succhi al frutto. Allora, prodotto del mese, non l'avrei mai detto. Basta. Ma basta. Però che sai questo formato? Ci sta. Armando, prodotto del mese, pasta Armando il sedano, 1,49€. Pomodorini datterini dell'Amo essere 0,89 centesimi. Brownie 2,25€. Salsa curry con curcuma 2,39€. American sandwich 1,29€. Ponti zero olio sarebbero le melanzane 3,29€. Ritter Sport 1,49€ ciascuna. Qual è il Bauli, gusto? Groovy Crunchy Brezel. Ah, sembra qualcosa con la... i pretzel. Sì, pure questa era buona. Bauli Waffle 2,89€. Valfrutta Pesca e Mango 2,50€. Frittella 1€ ciascuno. Dai, ci sta. Molto, molto soddisfatta questo mese. È una bella box, consigliatissima. Va bene. Ne speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere se vi è piaciuta questa box del mese. Secondo me è bella proprio. Noi l'aspettiamo sempre. Cioè, è un abbonamento che io non smetterò mai perché io l'aspetto proprio. Ma proprio con la curiosità di vedere cosa c'è. Bravo. Anzi, consigliateci se ci sono siti che voi conoscete che fanno delle box mensili che sono sfiziose, se ovviamente niente al cibo, non lo so, fateci un po' sapere perché voi ci aiutate sempre. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!